Ciao ragazzi, come va? Andrea Spagarino, Physics Training. Anche voi quando allenate le spalle sentite che il deltoide non lavora tanto bene, comunque fa fatica a lavorare, sentite che c'è qualche dolorino che vi portate dietro durante gli allenamenti delle spalle? Oggi, se questo è il vostro problema, questo video fa proprio il caso vostro, perché oggi parleremo di un problema molto comune nell'allenamento in generale, dovuto a tanti motivi, che è la prevalenza, del trapezio rispetto al deltoide durante gli allenamenti delle spalle, ok? Quindi partiamo subito senza mezzi termini, come sempre, e via. Ok, allora ragazzi, vi dicevo, perché questo video è importante? Perché tante volte negli allenamenti del deltoide, quindi come avevamo già visto nei video precedenti, cioè tutti quei movimenti di apertura del braccio dove vogliamo far lavorare il nostro amico deltoide, il trapezio si mette in mezzo, soprattutto il trapezio superiore, ok? Come vedete dal video, a livello anatomico c'è una differenza perché il trapezio, come vedete appunto, parte da quello che è l'occipite e percorre tutta la colonna cervicale per poi inserirsi sulla parte laterale della clavicula. Mentre a differenza del deltoide, che invece è un muscolo puramente omerale perché parte dalla clavicola anteriormente, dall'acromion e dalla scapola posteriormente per inserirsi sull'omero. Quindi l'azione del deltoide è un'azione che ha sull'omero, invece l'azione del trapezio superiore agisce prevalentemente a livello di muscolo della scapola. Questo perché è importante definirlo subito, fin da subito? Perché appunto il trapezio è un muscolo molto forte che per questioni posturali, questioni di atteggiamenti posturali di incifosi e in anteposizione della testa, cioè la testa portata in avanti, incifosi nelle spalle in inclinazione anteriore, tende a iperattivarsi. Perché? Perché come abbiamo visto dall'anatomia, la sua funzione qual è? Agendo unilateralmente, cioè da un solo lato, alla volta cosa fa? Tende a portare la scapola in avanti, quindi a inclinare la scapola in avanti, e a elevare la scapola stessa. Quindi è vero che si agisce bilateralmente, ha un'azione di estensione della cervicale, che è molto importante, ma si agisce unilateralmente, ha un'azione invece molto rischiosa, che tende a, diciamo, mettere sempre sul fuoco, a alimentare questo, diciamo, questo atteggiamento posturale errato, no? Perché la scapola viene portata anteriormente, questo porta tutto l'atteggiamento delle spalle a peggiorare e la scapola, si eleva anche, ok? Quindi l'elevazione scapolare è un problema. Diversamente invece dal deltoide, mentre il deltoide cosa fa? Il deltoide semplicemente è un muscolo che è puramente abduttore, cioè cosa fa? Apre il braccio rispetto al nostro corpo, rispetto al tronco, oltre poi ad avere delle differenze in termini di rotazione e flessione, ma quello non ci importa adesso, ci importa che lui tranquillamente agisce solo sull'omero, quindi il suo lavoro è puramente omerale, non alza la scapola, non la inclina anteriormente, non interessa la scapola, al deltoide interessa solamente aprire il braccio e basta. Questo perché è importante? Perché tante volte durante i movimenti classici di apertura del braccio con i pesi, quindi quando dobbiamo lavorare con le aperture laterali, sia che sia i cavi che sia con dei manubri, quello che succede è per l'atteggiamento posturale sbagliato, perché la nostra postura non è adeguata, perché il peso non è adeguato, quindi quando abbiamo tanto peso troppo alto rispetto alle nostre capacità di sollevamento del deltoide. Cosa succede? Succede che durante il movimento d'apertura interviene il trapezio superiore come motore prevalente del movimento di abduzione e cosa fa? E inquina il movimento di abduzione puro, ok? Questo perché? Perché come potete vedere, appunto, teoricamente quello che succede tante volte, che è sbagliato, durante l'apertura succede che a posto di elevare, scusate, di aprire completamente l'omero, evitando che la scapola si sollevi verso l'alto, quello che succede è che invece l'omero tante volte inizia tranquillamente il suo momento di abduzione, di apertura, però poi viene compensato da questo trapezio, no? Che eleva la scapola, la eleva verso l'alto, e questo cosa comporta? Comporta intanto un abbassamento dell'attività del deltoide, ma soprattutto a noi, il corpo, perché succede questo? Perché il corpo è molto furbo. Noi vogliamo che il peso, che la mano arrivi in alto, ok? E se non riusciamo a farlo con il deltoide, subentrerà il trapezio a farlo. E quindi sarà lui che eleverà la scapola, dandoci l'impressione, visivamente, l'illusione, ok?
che il nostro braccio sia aperto, ma in realtà la distanza tra l'omero e l'addome e il torace non è cambiata, quindi quello che cambia è che l'elevazione dell'omero, della scapola, ci dà questa illusione. E quindi noi pensiamo che stiamo lavorando col deltoide, facciamo tutti questi pesi belli potenti, super elevati, che non riusciamo a gestire col deltoide da solo, e ci lamentiamo perché poi torniamo a casa e sentiamo tutto il trapezio che ha lavorato e il deltoide che non ha fatto praticamente niente, ok? Questo porterà poi ovviamente ad avere delle problematiche posturali, quindi non è solamente una questione di allenamento qua, perché anche chi non si allena ha bisogno di correggere questo squilibrio muscolo-scheletrico, ok? Di focalizzare l'attenzione sul deltoide e non sul trapezio. Accendiamo il deltoide e spegniamo il trapezio, questo deve essere il messaggio di oggi. Quello che invece vorrei che riuscissimo a fare è invece un movimento dove la spalla, la scapola, la spalla rimane ferma e l'omero si apre in apertura, in abduzione puramente, senza coinvolgere l'elevazione scapolare. In questo modo ora sì che il deltoide lavora in modo corretto, ora sì che il trapezio non ci sta subentrando per fare quello che non dovrebbe fare, ok? E fidatevi che se lo fate in modo corretto sentirete sì il deltoide lavorare, sentirete una sensazione che forse non avete mai sentito, perché se avete sempre utilizzato il trapezio inconsciamente non lo potevate sapere, è inconscio come movimento, quindi non è una critica a nessuno, però se non l'avete mai fatto in modo corretto vedete come sentirete tanto lavorare il deltoide, e questo è funzionale in termini sia di postura ma anche di sviluppo dell'ipertrofia del deltoide. Quindi se riuscirete a focalizzare l'attenzione sul deltoide in modo corretto sarà tutta un'altra storia, ok? Quindi, ma come fare in modo pratico per shiftare questo focus dal trapezio al deltoide? Lo vediamo subito. Ok ragazzi, quindi vi dicevo, come fare per fare questo shift dal trapezio al deltoide? Io utilizzo questo modo che per me mi trovo molto bene, ossia intanto abbassiamo il peso, prima cosa. Quindi non utilizziamo pesi subito, carichi subito elevati. Abbassiamolo un po', prendiamo il nostro manubrio, solleviamo l'arto, pensando a che cosa? Al nostro braccio come a un cucchiaio, ok? Pensate quando col cucchiaio prendete il gelato e fate questo movimento di scoop, no? Di curvatura, deve essere un po' la stessa cosa, cioè voglio che col braccio, quando andate ad aprirlo, a posto di partire subito in quarta, prendo il braccio velocemente, ok? Dovete pensare come se voleste indirizzare il vostro braccio in fondo e in su, quindi prima di andare semplicemente in su, prima portatelo in basso e in fondo e in su, a movimento di cucchiaio, proprio in questa direzione, in fondo e in su. Vi faccio vedere, in questo modo, da qua apro, in fondo, scavo come un cucchiaio dal basso verso l'alto, scavo, 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 tengo la spalla bassa e apro braccio e scendo. Quindi due cose da tenere in considerazione: uno è il movimento del braccio, che deve essere una sorta di cucchiaiata nello spazio, ok, in fondo e in su. E seconda cosa, che la spalla non si alzi, quindi tenete sempre la spalla bassa e fate lavorare solamente il deltoide. Guardate ragazzi, io non sto dando neanche il peso e fidatevi che sento una cosa diversa da questo, ok? Perché è normale ragazzi, ok? Quindi mi raccomando, fatelo, vedrete subito le differenze, vi accorgerete di quanto il deltoide lavora, e ovviamente nel tempo avrete più confidenza con il gesto, potrete aumentare il peso e vedete sicuramente dei miglioramenti a livello fisico e a livello ipertrofico, ok? Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video fatemelo sapere, e mettete qualche mi piace al video, seguitemi sul mio profilo YouTube, mi raccomando, e non esitate a scrivere se volete avere delle altre informazioni sul mio conto, ok? Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima!